E quindi quest'oggi, assieme agli amici assessori e anche Alberto, che conosci benissimo, abbiamo pensato di dedicare a te il sindaco Paolini, conferisce a Martina Bellini l'attestato di benemerenza per aver raggiunto il secondo posto ai mondiali junior di sci nordico domenica 5 febbraio 2017, data che ti dimenticherai difficilmente, giusto? Giusto. Il tuo impegno, il tuo esempio. Tua tenacia accompagnano sempre la tua carriera e siano un modello per tutti i nostri giovani che vivono con noi. I risultati raggiunti sono tali grazie alle tue indiscutibili doti, senza dimenticare la passione, le rinunce e il fondamentale sostegno da parte della tua famiglia. Per raggiungere mete importanti e realizzare i propri sogni si deve mettere cuore e passione in tutto che ci si fa. Allora, di sicuro è stata un'esperienza che non dimenticherò mai, un po' perché era negli Stati Uniti, un po' per come è andata. Io ancora non ci credo di aver questa al collo, è un sogno per me, è un sogno che si è realizzato e non potrei essere più felice di così. Quindi dico a tutti, non smettete mai di credere nei vostri sogni perché basta crederci che prima o poi si realizzano. Allora, la prima gara, che era la prima gara sul mondiale, era lunedì scorso. Sono riuscita a qualificarmi e quello era l'obiettivo principale della giornata, quindi quello era comunque una cosa positiva. Sono passata poi alle fasi successive, quindi alle batterie, ma ho avuto un po' di problemini, vabbè, un po' io, un po' tecnici, ma capita, e sono uscita subito. Per quanto riguarda invece la seconda gara, lo skiathlon, che erano 5 km in tecnica classica e 5 km in tecnica libera, ho cercato di tirare fuori tutto quello che avevo, anche perché in base a quella gara, in base a come sarebbe andata quella gara, sarebbe deciso chi avrebbe corso la staffetta. Quindi ho fatto una bella frazione in tecnica classica, dove sono riuscita a cambiare undicesima lo sci, per poi passare a tecnica libera, dove inizialmente ho fatto un po' fatica perché appunto devi ingranare con la nuova tecnica, è una gara lunga, però poi verso il finale mi sono ripresa, diciamo, e sono riuscita a mantenere l'undicesima posizione e già quello era un risultato inaspettato perché undicesima comunque un mondiale l'anno più piccolo è un mega risultato. Sono veramente contenta anche di quello. Per quanto riguarda la staffetta, non so neanche io come abbiamo fatto. Abbiamo dato tutto quello che si poteva. Io facevo la prima frazionista. Ho fatto una cioè penso una delle gare più belle della mia vita. Sono riuscita a dare il cambio secondo, più o meno a pari merito con la russa. E le mie compagne hanno fatto anche loro una gara stupenda e ce l'abbiamo fatta a raggiungere l'argento e veramente è un sogno da bambina, mi immaginavo sempre questo momento, dicevo chissà come sarebbe, come potrebbe essere vincere una medaglia e non mi aspettavo un'emozione del genere, fino all'ultimo minuto non ci credevo, è bellissimo. Innanzitutto grazie a tutte le persone che sono venute, perché già solo esserci per me vuol dire tantissimo. Ovviamente i più grandi ringraziamenti vanno alla mia famiglia che mi sta sempre vicina, allo Sci Club, Giulio Visini che mi segue sempre, mi dà un sacco di consigli. E tutti in generale, al comune, a voi, perché anche voi con i vostri articoli e le vostre interviste comunque vuol dire che credete in me e questa cosa mi fa veramente piacere. Quindi grazie a tutti, anche alla Fisi Bergamo, alla Fisi Nazionale, a tutto il Team Italia per averci comunque portato in forma anche al Mondiale. E grazie a tutti.